Noi siamo felicissimi di ospitare Piero Angela. Piero Angela. Ecco. Con Luca Fraioli. Luca Fraioli, Piero Angela. Grazie, grazie a tutti. Grazie soprattutto a Piero per aver accettato il nostro invito. E grazie a voi per aver invitato con una pratica così straordinaria che non ho mai avuto. Senti, vuoi tenere la mascherina in rispetto delle norme? Preferisci? Certo. Va bene. Allora, oggi, Piero, siamo qui per parlare di Green and Blue, questi due colori, questa nuova testata giornalistica che rappresentano questi colori, l'ambiente e l'innovazione che ci può aiutare a trovare le soluzioni alle crisi ambientali che stiamo vivendo. Tu racconti, hai raccontato per tanti anni in televisione con bellissime immagini, con la tua capacità di divulgare, hai raccontato la natura, la ricerca, l'innovazione. Ecco, io vorrei parlare con te però di numeri, perché tu spesso hai usato anche i numeri, che sono spesso gli elementi che permettono di capire un problema, di quantificarlo e di trovare anche la soluzione. Vorrei mostrarti alcuni numeri e, se sei d'accordo, vorrei chiederti un parere su questi numeri. Se sei d'accordo a vedere questi numeri e a commentarli. Al microfono, allora. Allora, vediamo il primo numero che volevo sottoporti. Ecco, quelli che vedete scorrere sono le tonnellate di CO2 che stiamo immettendo in questo momento nell'atmosfera. Sono 3 miliardi, ma guardate a che velocità vanno le ultime cifre, le unità, le decine, le centinaia. Ci sono momenti in cui immettiamo circa 1000 tonnellate di CO2 al secondo nell'atmosfera. Questo sappiamo che provoca tutta una serie di problemi. Piero, che impressione ti fa questo numero? Beh, guarda, questi numeretti mi fanno venire in mente un programma che io ho fatto nel 1975, cioè 45 anni fa. Si chiamava Dove va il mondo? Erano 5 puntate in cui raccontavo già allora queste storie, del 75. Ma già erano anni che gli esperti denunciavano questa cosa. E se oggi siamo ancora qui a fare i conteggi, vuol dire che non è cambiato poi molto. Ricordo che allora c'era anche l'aumento della popolazione, e il gas serra che si manda nell'atmosfera, e poi i ghiacci, eccetera. E questo ci dà da pensare, perché di parole ce ne sono state tante, ma le parole hanno le gambe corte, bisogna farle crescere, bisogna farle diventare adulte, bisogna trasformarle in azioni. Ora, certo, tante cose ci sono state, molte persone si sono impegnate, anche i giornalisti, in televisione, sì, anche in televisione, però tutte queste cose vengono un po' sparpagliate, diventano, e tu sai, cozzano contro un meccanismo cerebrale molto preciso. È difficile emozionarsi se tu devi simulare delle cose. Ci si emoziona per le cose che hai davanti. Tu pensa quello che è avvenuto adesso, negli ultimi mesi. Ma sarebbe mai stato pensabile che un evento avrebbe obbligato le persone a non più uscire di casa, a neanche andare ai funerali, alle aziende di fermarsi, ai negozi di chiudersi, e ti avessero detto 20 anni prima, guardate che se continuiamo così, poi allora nessuno avrebbe... Oggi tutto si è bloccato perché sei davanti a un rischio. La gente, quando si dice che l'Italia, gli italiani sono stati disciplinati, gli italiani sono spaventati quando hanno capito e visto anche nelle immagini che c'era gente che moriva soffocata perché gli polmoni non funzionavano più. E neanche con i loro cari vicini. E allora si sono messi la maschera. Poi appena la cosa è diminuita, già si vede che la curva è aumentata. Proprio oggi c'è la notizia che abbiamo di colpo
ha avuto un numero di contagiati superiore. In America il Presidente degli Stati Uniti e sua moglie hanno preso il virus, perché dicevano no, ma sì, no. Ecco, questo è il punto. Pur essendo in mezzo a una grande bufera emotiva, non si osservano quelle misure semplici. Tra l'altro io questo forse me lo posso abbassare. Grazie, grazie Piero. Ecco, e siamo di fronte a questo problema di simulare qualcosa che non c'è e che potrebbe realizzarsi. E allora cosa succede? Siamo ancora un minuto per spiegare questo meccanismo. Che la mancanza di una Repubblica che preme sui politici fa sì che il politico, dal punto di vista elettorale, come è normale, tra virgolette, pensi al breve termine, non al lungo termine o al medio, per ragioni elettorali, lo sappiamo come vanno queste cose. In mezzo, quello che potrebbe togliere il rompere questo circolo vizioso è l'informazione, perché l'informazione può, se fatta bene, se è credibile, creare nell'opinione pubblica una coscienza più approfondita. Devo dire che in Italia, purtroppo, noi abbiamo avuto un movimento verde che poteva aiutare molto questo processo, però che all'inizio soprattutto era schierato molto politicamente, mentre invece i movimenti ecologisti, anche altrove, cioè questa, devono essere trasversali, perché non, è un po' come lo Stato, sai? Qui in Italia non si è ancora ben capita la differenza tra Stato e governo, tutto è mescolato, partiti, Parlamento, governo, Stato. Tutto viene visto come un pacchetto dove tutto si travasa dalla parte là, è in parte vero. Ma ci sono paesi in cui questo è ben definito. Lo Stato è di tutti, il governo è di alcuni, una maggioranza provvisoria. In Svezia, per esempio, tu pensa che i ministri non risiedono nel ministero e non possono dare ordine al ministero, perché il ministero è lo Stato. Loro danno direttive. Io quando ero corrispondente da quelle parti sono andato a vedere e ho capito che, però senza arrivare a queste cose che per noi sono fantascienza, e noi manchiamo di questi valori che anche alla scuola non da più. Purtroppo il concetto di Stato, che era poi il concetto di patria, che ormai per carità è una parola che non si può più, perché abbiamo avuto un'esperienza che tra l'altro anch'io ho conosciuto. Insomma, credo che gli aspetti dell'informazione potrebbe aiutare questo processo. Però comunque è una cosa difficile, qui i numeretti mostrano che... Poi parliamo che probabilmente la cosa sta diminuendo e diminuirà. Ecco, sì, tu, cioè, noi naturalmente speriamo di fare, anzi faremo con tutte le nostre energie della buona informazione proprio per rendere ancora più consapevoli i nostri lettori, i cittadini italiani di quello che sta accadendo. Ci sono, come dici tu, delle proiezioni, ma ci sono anche fatti che avvengono e i numeri lo raccontano molto bene. Chiederei di mandare il secondo numero che vorrei mostrarti. Ecco, queste sono le tonnellate di ghiaccio che si sono sciolte dall'inizio dell'anno a oggi. Anche qui guardate un po' a che velocità vanno le ultime cifre, che rappresentano le decine di migliaia addirittura. Questo è sostanzialmente la conseguenza del numero che abbiamo visto prima: tanta CO2 nell'atmosfera, tanto surriscaldamento, tanti ghiacci che si sciolgono. Ecco, questo numero che impressione ti fa? E come mai nemmeno di fronte alle tante immagini che pure noi dei giornali, della televisione mostra, c'è una percezione del pericolo di quanto sta accadendo? Beh, qui si vede un po' più fisicamente, perché il CO2 non si vede, non si tocca, non si annusa neanche, è un gas inodore, incolore, eccetera. I ghiacci si vedono. Poi ci sono tutti questi animali, quando l'orso si sta sulla cosa, che poi sappiamo che
dello scioglimento di ghiacci dell'Artico non ha nessuna influenza, perché è un ghiaccio che diventa acqua, ma non modifica il livello del mare. Marino, sono i ghiacci terrestri, quelli dell'Antartide soprattutto, che è un continente enorme, e dalla Groenlandia, ma anche dei ghiacciai nostri, che riversano dell'acqua, riversano i loro acqua. Queste cose si vedono di più con i grandi blocchi che si staccano. Però siccome quanti centimetri saranno alla fine del secolo, questa è una cosa difficile da percepire. E non si pensa anche a una cosa. Il 2100, che sembra un poster. Se tu fai bene i conti, anche semplici conti, i bambini che oggi vanno a scuole elementari, e anche quelli di prima media, nel 2100, alla fine del secolo, saranno più giovani di me. Perché io sono molto vecchio. E quindi... Però c'è un po' di mal di schiena, non è che sono andato, Sei in grandissima anche fisicamente forma, sto bene. E questa è un'ernia del disco che mi perseguita, che ho avuto dei traumi sportivi dall'età di 25 anni, quindi purtroppo me lo sono portato in seguito. Allora, dicevo, di questi bambini di oggi, questo secolo, lo vivono tutto. Tutti quei numeretti che tu hai fatto vedere, e poi quando avranno delle conseguenze, sono loro che dovranno prendersele sulla schiena. E i genitori, ecco qui dove l'emotività potrebbe giocare di più. Mostrare e spiegare bene che oggi questi bambini che sono curati, accarezzati, attenzione, ma la malattia, saranno allo sbando se tutto questo porterà a gravi conseguenze, che tra l'altro noi non possiamo prevedere con precisione. Tu sai, tutte le statistiche che si vedono, eccetera, sono fatte su dei calcoli e non sono mai previsioni. Sono proiezioni, e le proiezioni, tra l'altro, sono fatte per essere smentite dall'azione. E quando si dice, io ho seguito tantissimo il Club di Roma, il Club di Roma è stato per me l'illuminazione, col famoso rapporto dei limiti dello sviluppo fatto dall'MIT, e richiesto da questo gruppo di intellettuali, manager, scienziati, filosofi. Tra l'altro l'animatore era un ex uomo Fiat, era il capo della Fiat in Argentina, Aurelio Peccei. Peccei è stato un uomo conosciuto in tutto il mondo più di ogni altro italiano, perché questo rapporto altrove ha creato grande... Alle volte si va a vedere, sì, ma questa cosa non si è verificata, era esagerata. Ma a parte il fatto che queste proiezioni sono fatte per essere modificate, come se tu dici con un radar c'è un iceberg, quello è fatto per fare manovra. Non ne sono state fatte tante. Ma quel rapporto ha cambiato la filosofia, perché a quell'epoca... L'idea era quella di una crescita continua, perché l'avevamo conosciuta nel dopoguerra con i grandi anni 50, 60 che avevano portato benessere, ma anche l'idea di uno sviluppo illimitato. Da allora poi questa filosofia è entrata, abbiamo sentito anche grandi personaggi che riprendono quel discorso, quella cultura. Poi ci sono state esagerazioni, sbagli, facciamo tutte queste cose qui. Quindi per tornare agli ghiacci, c'è ancora un minuto, la cosa che anche non si vede però è che i ghiacci sono dei regolatori del clima. I ghiacci sono come una pentola che si riscalda lentamente.
Io ho proprio scritto un libro 30 anni fa, intitolato Oceano, il gigante addormentato, perché sembra dormiente, non succede niente. Nell'aria c'è inquinamento, ah sì, quel, misuriamo il tasso, qui no, sembra tutto normale, ma questa roba si scalda e scaldando si dilata. Sotto il mare, non si vedono, ci sono dei serpentoni di acqua fredda che fanno il giro del pianeta. Ne abbiamo uno anche nel Mediterraneo che parte da Trieste, ma i più grandi partono dalla Groenlandia, fanno il giro del Capo Speranza, ma impiegano molto tempo. E quello che soprattutto succede è l'interazione tra l'oceano e l'atmosfera, perché gli eventi atmosferici più violenti che si teme aumentino sono date questa interazione del calore del mare che sale, dalle temperature, il freddo. Noi avevamo fatto, e finisco, una cosa molto carina per spiegare tutto questo, l'aveva fatto Paco Lanciano. Abbiamo portato un acquario con dell'acqua, mettendo da un lato del ghiaccio secchio, cioè freddo, dall'altra una resistenza, cioè produzione di calore, in mezzo una barchetta, come abbiamo attaccato l'elettricità, la barchetta se ne andava, perché si è creato un circolo. Ecco, quando queste cose avvengono a livello planetario, hanno ben altre conseguenze. Certo, Piero. L'ultimo numero, che è un po' l'origine dei due che ti ho mostrato, lo vorrei far vedere anche al nostro pubblico. Ecco, questa è la popolazione mondiale. Naturalmente l'impatto sul pianeta che ha l'umanità deriva anche dal fatto che siamo ben oltre 7 miliardi. E io avevo guardato poco prima di salire sul palco, sono nati nel frattempo circa 4.000 bambini prima che noi entrassimo in scena. Ecco, naturalmente è una bellissima notizia, ma dobbiamo capire come lasciare delle risorse anche a questi 4.000 bambini nati negli ultimi minuti, nell'ultima mezz'ora. Che riflessione puoi fare su questa cifra? Come abbiamo detto, prima di venire qui c'è una buona notizia, fino ogni tanto una buona notizia, è che la popolazione mondiale sta rallentando e c'è uno studio uscito 2 mesi fa sulla rivista Lancet, che è una delle riviste prestigiose di scienza, di uno studio fatto dall'Università di Washington con i più autorevoli studiosi di demografia planetaria, cioè demografia non del singolo paese, ma del mondo. Io ho parlato con dei demografi seri, mi hanno detto che è una cosa fatta bene e convincente. Allora, la buona notizia è che non si arriverà, come prevedeva o proiettava negli studi delle Nazioni Unite, a 10 milioni o forse più, 10 miliardi. Ma solo tra virgolette a 8 milioni e 7, quindi vedendo questi numeri ci sarà un aumento nei prossimi 80 anni, ma sempre moderato, con conseguenze sorprendenti, perché la popolazione mondiale avrà una distribuzione molto diversa da oggi. Allora, secondo questo studio, sempre, il paese più popolato non sarà più la Cina, ma l'India, con 1.100.000.000 di abitanti. Secondo classificato non è più la Cina. Ma quale paese può essere più popoloso della Cina? La Nigeria, con 800 milioni di abitanti. Devo dire che è difficile pensare che un paese che non ha il software per mantenere una struttura di popolazione di questo tipo lascia molto dubbi. Comunque, i calcoli basati. Terza, la Cina, con 730 milioni. Devo dire una cosa qui importante.
che mentre sui calcoli, sulle proiezioni di altro tipo ci possono essere variazioni, le discontinuità, come si dice, cioè a un certo momento succedono cose per cui cambia. In politica, lo sappiamo, è la cosa più corrente. In economia anche, in demografia no. C'è una metafora che spiega bene questo concetto, che paragonando questi tre fattori a un orologio, la politica è la lancetta dei secondi, che può cambiare rapidamente, come quando si va in bicicletta che puoi girare in pochi metri. L'economia richiede più tempi e la lancetta sembra ferma, ma si muove abbastanza velocemente. La lancetta delle ore, che è la demografia, sembra veramente ferma lei, ma poi è quella in definitiva che dirà che ora è. Perché questo? Perché le generazioni hanno tempi lunghi di rinnovo. Pensate a me, io sono nato nel 1928, l'anno dopo del volo di Lindbergh. Mio padre era nato nel 1875, era un contemporaneo di Garibaldi. Garibaldi è morto nell'83, quando mio padre aveva 8 anni. Mia madre, a Torino, io sono una famiglia torinese, nel 1904 ha visto un manifesto che lei ricorda benissimo, che diceva questo. Nel 1904 è l'anno in cui i fratelli Wright hanno fatto il primo volo. Ebbene, c'era un manifesto di un certo De Lagrange, che faceva anche lui prove di volo, e c'era scritto, lui avrebbe fatto in un prato di periferia, De Lagrange volerà o non volerà? Com'è andata a finire, Piero? Mia madre ha visto lo sbarco sulla Luna. Allora, tu capisci che qui, oltre a questi numeretti, bisognerebbe... Quando è nato mio padre, 70% della gente era analfabeta. Se vai a vedere i registri matrimoniali, è pieno di croci, anche dei giovani. Allora, come può una generazione essere pronta a dei cambiamenti così? E qui viene forse un numeretto che è difficile da fare, ma è quello dell'educazione. E poi la gente, quando esce dalla scuola, che tra l'altro non impara per niente di queste cose qui, neanche all'università. Ed è per quello io, tra l'altro, a Torino, in questi ultimi 3 anni, ho organizzato al Politecnico, con i 400 milioni di studenti, una serie di conferenze, portando gli esperti dentro a far loro capire cosa succede quando usciranno, perché saranno classe dirigente. E se non porto dentro questa formazione, cambiare le cose nel mondo non è mica facile. Bisogna sono le persone che possono farlo. Ecco, Piero, l'ultimissima domanda, perché abbiamo appunto poco tempo. Noi abbiamo sforato? No, non ancora, ma quasi. Tu hai parlato spesso di scienza. Un minuto e mezzo. Un minuto e mezzo, vediamo quello che riusciamo a dire. Tu hai parlato spesso appunto della scienza come macchina della ricchezza, no? Hai detto non è la politica che crea la ricchezza, ma è la scienza, è la conoscenza. Ecco, con una battuta ci vuoi spiegare perché? Se forse non è il caso di investire un po' di più. Se si vede la storia, perché c'è un po' la percezione che sia la politica, le maggioranze, l'opposizione, che così creano. In tutta la storia dell'umanità la politica non ha mai creato ricchezza, sono tutti rimasti poveri, analfabeti, fino all'epoca di mio padre, senza cure, vita breve, vita grama, lavori manuali, e solo quando delle ruote cominciano a girare, prima nei campi, poi nelle officine, nelle strade, ovunque, c'è la moltiplicazione dei pani e degli oggetti. Agricoltura, industria, artigianato, si gira e improvvisamente entra in benessere con tutto quello che segue.
la liberazione fenomenale, l'informazione che nasce nell'800, i giornali, poi la radio, la televisione, il web, precisamente nasce da democrazia. Senza scienza e tecnologia, niente democrazia. Allora, quello che si può fare oggi è, certo, utilizzare la tecnologia come antidoto. Nei bugiardini dei farmaci c'è scritto effetti collaterali non desiderati. Sono quelli che abbiamo visto. Certo che non sono desiderati. Però la farmacologia produce anche dei prodotti che compensano queste malattie. Cioè abbiamo bisogno di questo. La plastica è servita tanto, è stata criminalizzata, ma probabilmente con altre materie prime avremmo inquinato di più. Solo che non bisogna buttarla per strada, vai nel mare. Che senso ha prendersi la plastica? Bisogna fare della plastica biodegradabile, ma non nell'anno 2020. Falla subito, perché sai che dura 1000 anni, 2000 anni, eccetera. Ecco, qui è un problema culturale, qui arriviamo a un discorso che non possiamo fare, ma che è quello di base e che mi ha spinto in tutti questi anni a fare questo lavoro, a scrivere libri, perché vorrei concludere con una battuta che spesso dico, che il problema non sono i problemi, il problema sono gli uomini. Grazie Piero, grazie Piero Angela. Grazie.